Posso chiedere se si sente sicura a Bassano? Sì. Lei si sente sicura a Bassano? Sì. Non avete paura a uscire la sera? No, no. Bassano, una città sicura, a sentire i cittadini che abbiamo incontrato nel pomeriggio in centro storico. Chi frequenta le piazze, insomma, sembra dare ragione agli amministratori, ma basta spostarsi di pochi chilometri e raggiungere la prima periferia perché l'opinione dei residenti sia completamente differente. Qua che sei un po' di tutto, anche specialmente qua a camminare, a sera non devo neanche più fuori a camminare. Ha paura? Sì, perché non si sa mai, ti trovi una persona anziana, quando trai ti dà un rabalton e ti vede per terra. Quindi insomma non possiamo dire che Bassano è sicura? No, no, no. Di sera non uscirei mai da sola con loro, poi dipende da che zone si frequentano, credo. Vi sentite sicuri a Bassano? Nell'ultimo periodo? No. Cos'è che ti preoccupa? Tutto quello che sta succedendo in questi giorni, che si vede, che si sente. Non sono tranquillo per loro, è preoccupante. Per me no, ma più altro il bambino piccolo e la mia compagna. Quindi Bassano non è più una città sicura? No, sinceramente ormai da tutte le parti non è più sicuro. Qualche controllo in più servirebbe? Beh, un controllo in più sì. Un po' più preoccupata rispetto a qualche anno fa? Sì. Cos'è che le fa paura? Non puoi uscire fuori, non puoi fidarti, lasciarli i bambini fuori. Servirebbe qualche controllo in più delle forze dell'ordine? Beh, quello non basta mai. Lei mi diceva, io ho una figlia e non mi comporto come mi sarei comportato qualche anno fa. Assolutamente no, io non la mando in centro da sola, specialmente di notte. Posso chiedere secondo lei cosa servirebbe per rendere più sicura Bassano, come si potrebbe fare? Comunque cambiare la giunta, che è una giunta che, guardi, lascia molto a desiderare.